0.476 per 14. 6.664. 6.666. 6,6. Allora, il rendimento di questa caldaia quant'è? Il rendimento è 100 meno le perdite, meno 6,7 uguale 93,3. Ci siamo, l'analizzatore nella sua logica perversa ha un piccolo calcolatore piccolo in cui sono impostati i valori di Asse-Stein. Come misura la CO2 si calcola questo, poi si misura la temperatura dei fumi, la temperatura ambiente, e ci calcola le perdite di calore al camino, che sono le perdite più consistenti. Poi tiene conto delle perdite di irraggiamento che viene impostato con una perdita fissa, poniamo dell'1%. Quindi mi dà un rendimento attraverso la percentuale della perdita di calore. Quindi che sia una caldaia murale, che sia una caldaia del 10 milioni di kilocalorie, allo strumento gli frega niente. Ci siamo. Attraverso questi parametri calcola la perdita di calore e quindi ci dà anche il rendimento. Quindi potete anche calcolarvelo voi per conto vostro e verificare se lo strumento dice la verità. Allora, ritorniamo all'analisi dei fumi, a pagina 45. Allora, temperatura dei fumi, temperatura ambiente, servono allo strumento per questo calcolo. Rendimento 90,4%, perché il Q con S, il calore sensibile perso al camino, in questo caso è del 9,6%. Poi, monossido di carbonio, 74 ppm il CO, NOx, 45 ppm, questo è per la legge italiana, tranne le regioni a statuto speciale, possiamo anche non misurarli. E poi sotto, REF O2 uguale a 0, questo ogni analizzatore poi si esprime a modo suo. Alcuni dicono più chiaramente valori calcolati, ossia i valori sopra sono i valori misurati, che l'analizzatore misura. I valori sotto sono calcolati e lo strumento, diciamo, si posiziona come un eccesso d'aria a 0. Cioè, riferimento ossigeno uguale 0% significa non c'è eccesso d'aria. È come se lo strumento, come se la combustione andasse avanti con zero eccesso d'aria. Quindi sono un calcolo ipotetico? No, no, no. È un calcolo che ti dice che il monossido di carbonio in realtà sono 103 ppm, mentre sopra ti diceva 74 ppm. Se non ci fosse ossigeno, ossia se non ci fosse eccesso d'aria, perché il discorso è questo: io aumentando l'aria abbasso il monossido di carbonio perché lo diminuisco. Allora l'analizzatore ci fermo, il valore di monossido di carbonio che io ho misurato è un valore falsato dall'eccesso d'aria, perché un bruciatore lavora col 5% di eccesso d'aria, un altro lavora col 30%, parliamo dello stesso combustibile, apparecchi di combustione molto diversi. Allora, questo monossido di carbonio come valore misurato è un valore molto aleatorio. Allora, lo strumento che fa? Ipotizziamo che la combustione sia stechiometrica, si lavori con zero eccesso d'aria, quindi con zero ossigeno, a quel punto l'anidride carbonica viene misurata in maniera reale. Ci siamo? Ma non è che veramente noi possiamo fare la combustione con l'aria teorica, se no andremo in cattiva combustione. Ma lo strumento calcola quanto sarebbe il monossido di carbonio se l'aria fosse quella teorica. Quindi non ci fosse eccesso d'aria. Allora, i valori di cui voi dovete tenere conto per il monossido di carbonio non sono quelli misurati, ma sono questi, quelli più alti, quelli calcolati. Non diluiti. Bravo, non diluiti. Infatti, alcuni analizzatori scrivono CO non diluito. È più chiaro, diciamo. In questo caso vi dice riferimento con ossigeno 0%, significa senza eccesso d'aria. Poi vi dà gli NOx. E poi, parte per milione, ppm, sì, parte per milione.
Oh, parte del milione, ricordatevi questo. Vi dicevo, la legge prevede un valore del monossido di carbonio assurdo. Il ppm. La legge è vecchia come tutto il corpus normativo dei sussidiari. Cioè se va avanti i rendimenti sono stati aggiornati in maniera praticamente anche eccessiva. Naturalmente ai fabbricanti no, se il rendimento è altissimo deve comprare la caldaia a 5 stelle d'ultima generazione. E naturalmente come si chiama, gli utenti, tramite anche l'associazione di categorie, sono lamentati, che è sta storia? E allora dobbiamo buttare via tutte le caldaie e bruciatori che esistono e comprare quelli, come dire, da domani tutti con autovetture Euro 5. E allora che gioco ci facciamo? Quindi infatti, se guardate i rendimenti, quelli che poi li vedremo sulla tabella, gli ultimi rendimenti sono altissimi, quindi non ci rientra nessuno in quei rendimenti. Allora diceva la norma, il monossido di carbonio, la legge dice il CO massimo per i combustibili liquidi è dell'1%. Questo dice la norma, la legge è ancora in vigore. Ma di fatto il monossido di carbonio, l'1%, è una quantità enorme. L'1% a quanti ppm corrisponde? 1.000. Beh, se fosse 100 il rapporto... L'1%, una parte su 100... 10.000. Bravo, sono 10.000 ppm. Sono 10.000. È chiaro che se voi... Ma la legge, quando è uscita, diceva bruciando combustibili liquidi, il CO massimo è dell'1%. Combustibili liquidi, quando è uscito da Salegge, la maggior parte dei combustibili liquidi erano gli oli combustibili. Allora si capisce che bruciando un olio combustibile pesante, se tu trovi 5, 6, 700 ppm, è normale, ma non bruciando gasolio, diciamo. Quindi ormai questa norma non è applicabile, perché se voi veramente state facendo una combustione a gasolio e trovate, che ne so, 900 ppm, ma non esiste proprio che sia una combustione. Gli altri parametri dell'analisi sono tutti sballati. Quindi il valore massimo? Il valore massimo è 130-140 ppm di solito. Quindi fino a quel valore, diciamo. 0,0. Esatto. Molto al di sotto, perché poi non vi trovereste con i rendimenti, non vi trovereste con la rete di carbonio, non vi trovereste con niente. Ancora più bassi, diciamo fino a 100 ppm. Guardate che i fabbricanti dei bruciatori spesso vi danno delle tabelle, vi dicono questo bruciatore tu dovresti trovare massimo questi ppm di monossido di carbonio, questa anidride carbonica, quindi vi danno già un input sui valori massimi. Ma già gli analizzatori l'hanno in più. Già gli analizzatori con valori così non li misurano più, diciamo. Però ricordatevi che questo 1% che circola sempre, questo cancellato perché ormai è una norma talmente vecchia, superata, e si giustifica soltanto nel caso di combustione di olio combustibile pesante. State bruciando il carrame, allora fai l'analisi di fumo e trovi 800 ppm di monossido di carbonio. Visto che stai bruciando il carrame ci possiamo pure stare, ma assolutamente non per il gasolio, tantomeno per il metano. Ma ripeto, la legge all'epoca parlava di combustibili liquidi. Perché? Perché il metano in Italia è mica c'è da sempre. Adesso non ricordo l'anno in cui è arrivato, ma insomma poi ha cominciato a diffondersi poi, però saranno passati 30 anni, 68-70. Prima di quell'epoca la maggior parte delle caldaie andavano a carbone, andavano a olio combustibile. Poi l'olio combustibile ha cominciato ad avere delle limitazioni, è stato proibito per impianti sotto le 500.000 kcal, poi è stato proibito per tutti, insomma si è andato avanti, diciamo, in maniera progressiva. Poi ultimamente è stato anche il carbone che ha beneficiato di una serie di proroghe, perché l'eliminazione del carbone se ne parlava insomma da anni e anni, però qua alla fine è stato tolto. Quindi adesso ecco l'ultima normativa che diceva D'Angelo, e adesso no, adesso anche il gasolio praticamente è destinato quasi a scomparire di fatto. È un lusso, non pensiate che noi possiamo bruciare quello che ci pare.
Invece per quanto riguarda gli NX vediamo diciamo lo scontrino, ma insomma non prendiamo per riferimento nulla, c'è una normativa di 4 che ci impone. No, ci sono i rendimenti di combustione e di fatto il rendimento di combustione ti condiziona tutta l'analisi di cui. Perché se c'è troppa aria il rendimento si abbassa e vai fuori. Se c'è poca aria il rendimento si abbassa. No, vabbè, per lo solo degli NOx. Cioè no, gli NOx per la legge italiana, fino a quando l'Europa non ci farà un'altra mega multa, noi non siamo tenuti a misurare gli NOx. Però a livello europeo? Invece... A livello europeo è un obbligo. Tra l'altro le regioni a statuto speciale, tutte quelle al nord, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, hanno da sempre adottato la normativa tedesca, una normativa svizzera, e quindi misurando regolarmente gli NOx. E si sanno più o meno i ppm. Come l'ho dato una tabella? È una tabella che i fabbricanti, però ripeto, quella è una normativa europea che noi non No, perché poi c'è un altro discorso. Poi c'è un altro discorso, guardate. Poi c'è un altro discorso che è questo. Che ce l'ha una tabella? Si avanza anche. No, se ce l'ho ce la do. Anzi, solo la devo fare. Oh, ma tutto, infatti poi questo scontrino, no? Perché dici con un rendimento del 90,4, io perché vedete va bene a male mi devo rifare a quello che dice il costruttore. No, mi devo rifare la tabella a pagina. Pagina 213. Allora, tabelle, no, sì, sono queste. Allora, il rendimento minimo per legge è determinato dalla potenzialità dell'impianto e dall'anno di installazione. Nella prima colonna, potenzialità del generatore, pagina 213. Sì, sì, no, ma stava anche che lo trovavo di qua. No, devi trovare, sì, il rendimento. Allora, nella prima colonna a sinistra è scritto potenzialità del generatore. Quella è una potenzialità espressa in kilowatt. Allora, il rendimento per caldaia ad acqua calda, vedi? C'è scritto, è una caldaia da 100 kW, se installata prima del 29/10/93, rendimento minimo 86%. La caldaia installata oggi, dopo il 2005, rendimento minimo 93%. Acqua calda. Se poi andiamo avanti, alla pagina 3 ci sono le caldaie, a pagina 215, caldaie a bassa temperatura. E vi dà due rendimenti a 70 gradi e a 40 gradi. Poi abbiamo le caldaie a condensazione, a pagina 217. Quindi poi a seconda del tipo di caldaia va andato a vedere l'anno di installazione, se è prima o dopo. Guardate questa condensazione, che adesso da 190 kW, rendimento 99,28. Però avete la condensazione in alcuni casi supera il 100%. E vabbè, lo mettete sotto il braccio. E poi a pagina 200, no, ce l'avete già sviluppato, no? A pagina 219 avete il generatore ad aria calda, che i quali sono ammessi rendimenti un po' più bassi, perché con l'aria calda ci siamo. Allora tu fai l'analisi di fumi, ripeti l'analisi tre volte con le procedure eccetera eccetera. Oh, se le tre prove vengono molto diverse, tocca ricominciare da capo, Non è che mi viene a dire carbonica una volta 13, una volta 7 e fate la media. Significa che se ricominciano da capo ti fanno più meglio l'analisi. Già vedendo il CO2 così basso è un campanello d'allarme. Quindi comunque via devo capire se è in eccesso o un difetto d'aria. Sì, se il 7% è in eccesso d'aria. Se per tre volte ti dice che il 7% significa che è quello, è vero. Devi chiudere l'aria. E se sta a 10-11, Se è metano, abbiamo detto il valore ottimale 11. È 11. Se è gasolio 13. Se è gasolio 13, vi dicevo con i rendimenti di combustione attuali, tocca stare a 13, però a 12,5, 12,7, 12,8. Già che sta sotto 12. Mentre sulla tabella io avevo scritto tempo fa. Anidride carbonica da 10 a 13%, ma è un valore vecchio. Oggi 10% non esiste. Non ci siete con i rendimenti di combustione. Vedrete il continuo come
Scusa.